verso l'obiettivo, e questo è il mantra che viene recitato in casa Napoli ormai da qualche mese a questa parte, nonostante la situazione sia stata scoppiettante in casa azzurra. Adesso la squadra e l'allenatore e la società sono tutti uniti verso l'obiettivo, ovvero la conquista di una qualificazione alla Champions League per la prossima stagione. E proprio questa qualificazione in Champions League potrebbe sparigliare le carte per il futuro del club partenopeo. Infatti la squadra ha ribadito ancora una volta la sua vicinanza al tecnico Gennaro Gattuso, e il presidente De Laurentiis in questo momento anch'egli è molto vicino a Gattuso e sta fortemente riflettendo sulla sua possibile conferma a fine stagione in caso di qualificazione in Champions League. Mancano solo 5 partite e al Napoli mancano 4 vittorie e un pareggio per qualificarsi aritmeticamente alla prossima Champions League. Il primo ostacolo sarà quello di domenica in casa contro il Cagliari. Gattuso è pronto a confermare l'11 che ha battuto lunedì il Torino in trasferta, con 2 eccezioni, ovvero il rientro di Kostas Manolas in difesa e quello di Fabian Ruiz a centrocampo accanto a Demme. Ricordiamo che Manolas era squalificato e Fabian Ruiz aveva accusato un problemino alla schiena. In pratica Gattuso per la sfida col Cagliari ha a disposizione tutta la squadra tranne il portiere Spina, che è ancora alle prese con un infortunio ma che potrebbe comunque recuperare, ma difficilmente sarà titolare nella partita di domenica col Cagliari. Il Cagliari che è una squadra che arriva comunque in ottima forma in quanto ha vinto le ultime 3 partite e si sta giocando l'obiettivo salvezza. Queste 5 partite saranno dunque 5 finali, poi il Napoli potrà pensare al futuro e ai tanti nomi di mercato che si fanno, i tanti giovani accostati al Napoli che sono seguiti in questi mesi dal direttore sportivo Giuntoli, che sembra anche egli essere stato blindato dal presidente De Laurentiis. Ha un contratto fino al 2024 e non sembra che ci sia intenzione di cambiare questa figura dirigenziale. Per oggi è tutto e vi diamo appuntamento a domani sempre con le nostre breaking news, mentre domenica vi diamo appuntamento con il nostro focus sul prossimo avversario del Napoli, ovvero il Cagliari. Vi auguriamo una buona giornata.